mezzi termini nel giudicare questo disegno di legge. Noi lo abbiamo ospite su queste frequenze e lo salutiamo. Onorevole Palogiano, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera e benvenuto qui su 99.8 di Radio Yes. Parole abbastanza dure quelle che ha riservato subito dopo la votazione di ieri. Beh, quando ci vuole, si dice il mio paese. Ecco, ma quali sono i punti che non condividete come Italia dei Valori o se non condividete in toto il testo? Ma guardi, io devo sottolineare devo fare una premessa. Sì. La legge sul testamento biologico era necessaria in Italia dare un valore giuridico alle volontà del cittadino. Sì. Cioè, fino all'altro ieri, cioè fin prima che fosse approvata questa legge, il cittadino non poteva decidere niente, ma tutto era lasciato alla volontà dei medici che, ringraziando Dio, hanno sempre avuto un'ispirazione saggia, ma poteva capitare che al di là di quello che si lasciava sul testamento, scritto sul testamento biologico, le volontà potevano essere disattese e quindi tutto era lasciato, in realtà l'ultima parola spettava al medico. Ora, con questo testo in realtà le cose stanno peggio di prima, perché innanzitutto il testo è riservato ad una nicchia di pazienti, si contano circa 2.500 persone in stato vegetativo. Come lei saprà, il testamento biologico non ha carattere di vincolatività, quindi non è vincolante, può essere disatteso dal medico. Insomma, si è parlato tanto, abbiamo lavorato, tra virgolette, per circa 20 mesi per arrivare a un testo che non serve a niente. Quindi è una legge che andava fatta con la premessa che stesse a cuore la salute del cittadino e non la vita in sé. Invece questo è un testamento che ha a cuore la vita in sé, come un bene indisponibile perfino dal suo titolare. Ecco, quindi questi sono i punti più controversi, i punti sui quali, insomma, non siete evidentemente d'accordo, però ci sono anche dei punti che hanno causato una serie di polemiche, come per esempio la questione se la nutrizione e l'idratazione siano o no dei trattamenti sanitari. Questo ce lo chiede un nostro radioascoltatore. Allora, guardi, io devo rispondere in due maniere, una maniera politica e una maniera scientifica. Non sta a me ricordare che tutte le società scientifiche che noi abbiamo ascoltato qui alla Camera, ma anche nel resto del mondo, è obbligatorio fare richiedere il consenso informato per somministrare una terapia del genere, quindi una terapia del genere. Quindi ne facciamo una disquisizione scientifica. Il mondo della scienza sostiene che si tratta non di sostegno vitale, ma si tratta di terapia medica. Ma andiamo, io dico, al di là di questo dato, che è un dato che qualsiasi ascoltatore può andare a verificare su Google, al di là di questo dato, io credo che l'inviolabilità della persona, quella che è sancito in realtà dall'articolo 13 della Costituzione, è un discorso a parte, cioè l'inviolabilità è un discorso che interessa a 360 gradi la persona, per cui fare distinzione fra sostegno vitale e terapia medica non ha senso, poiché se una persona decide di non volere, per esempio, un ago in vena o un sondino nasogastrico o ancora peggio la PEG, perché l'articolo 3 del provvedimento dice che la nutrizione e l'idratazione, in qualsiasi forma la medicina possa darlo, sono obbligatorie fino al termine della vita. Quindi in qualsiasi forma è anche la PEG, cioè anche una endoscopia Percutaneo. e un buco, diciamo, nell'addome. Sì. Allora anche questo diventa obbligatorio. Credo davvero che sarà difficile per un medico dover sottoporre a terapia obbligatoria, quello che vieta l'articolo 32 della Costituzione, un cittadino che abbia espressamente scritto ai suoi familiari di non voler sottoposto a una pratica del genere. Ci saranno molti più contenziosi adesso, le procure saranno chiamate più in causa a dover cercare di tamponare tutti i disastri che determinerà questo testo incostituzionale, illiberale e, io credo, grottesco. Ecco, ci pongono anche un'altra domanda, ce lo chiede Rita, sul ruolo del medico proprio in tutta questa situazione, perché scrive: il mio medico, ma se appena lo conosco e mi conosce appena, a me non verrebbe mai in mente di affidargli la mia DAT, semplicemente perché per me il medico di famiglia è quasi un estraneo. Sì, e questo è un altro punto. Guardi, purtroppo è stata approvata un emendamento della Lega che io ho chiamato in commissione emendamento della vergogna,
perché a differenza di quanto accade altrove, ma mi riferisco ai cugini tedeschi, qualsiasi indicazione o indirizzo che possa far comprendere quali sono le intenzioni, le volontà del paziente, devono essere tenuti in considerazione. In Italia invece c'è questo emendamento leghista che dice che le volontà del paziente, se non espresse secondo i dettami di questa legge, cioè che deve essere scritto, deve essere autografato, deve essere davanti al medico di famiglia che deve spiegare esattamente quali saranno i trattamenti, come se noi sapessimo di che male moriremo, come si fa a dire che io sono contro quel trattamento se non saprò e se non so se morirò di cancro, sotto un treno o di insufficienza respiratoria? Avevamo detto, il buon senso direbbe che è molto meglio scrivere che non voglio essere sottoposto a quello o a quel a quell'altro trattamento nel caso in cui fosse necessario, ma non il contrario. Quindi dicevo, l'emendamento della vergogna è che in Italia o le fai così le DAT per quel che valgono, cioè niente, oppure nulla può essere utilizzato. Io ho fatto un altro esempio in aula, ho detto oggi c'è internet, ci sono le videocamere, ma perché non lasciare un filmato, per esempio, in cui siete... No, non vale il filmato, ci vuole quel sistema un po', come dire, antico. Oggi qualsiasi forma per capire quali sono le volontà, secondo me andrebbe bene, senza andare poi a disturbare il medico di famiglia che poi deve trasmettere all'ASL il testamento biologico e poi deve andare nel Registro Nazionale di Roma. Insomma, un eccesso di burocrazia che fa male a tutti, al paziente innanzitutto. Ecco, onorevole, io mi permetto di sottoporle anche un'ulteriore questione, ma soltanto perché ce lo scrive un nostro radioascoltatore proprio in questo istante. Ci scrive Emanuele, oltre insomma ad apprezzare l'argomento, una donna, richiama un argomento di cronaca che tra l'altro è basato proprio nella giornata di oggi, una donna che viene licenziata solo perché in coma è una cosa che va oltre la cattiveria, e si riferisce evidentemente ad un articolo che è apparso proprio oggi nelle colonne di un noto quotidiano nazionale, in cui viene raccontata proprio la storia di questa donna che è in coma, viene licenziata dall'azienda perché all'azienda costa troppo, crea intralci alla produzione. Sì. Ecco, magari le chiedo un commento su questa vicenda. Il commento è che non ho parole, veramente non ho parole, credo che ci stiamo inoltrando in un mondo cinico senza rispetto neanche della morte, quindi non ci sono commenti. È chiaro. Onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto sulle nostre frequenze e le auguriamo buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Grazie all'onorevole Antonio Pallagiano dell'Italia dei Valori, tra l'altro è stato il responsabile sanità del partito, ma anche relatore di minoranza del provvedimento, e proprio per questo ha potuto parlare con tale cognizione di causa. Tra le altre cose, tra le varie dichiarazioni che arrivano pro e contro questo decreto legge, arrivano anche delle dichiarazioni da parte del leader di Sinistra e Libertà, Nichi Vendola, che spiega come l'obbligo suo avviso di soffrire per legge non è umano, non è dignitoso ed è una legge che sottrae agli italiani la libertà di decidere sulla propria vita, che chiede ai medici di non curare ma di costringere alle cure. Prosegue, è una legge violenta che invade un terreno dove lo Stato deve rispettare e non imporre.